Buongiorno a tutti amici campionisti e viaggiatori. Chi ci segue da un po' ormai conosce la nostra passione per il lago di Ledro. Questo piccolo lago cristallino è un'oasi di pace e tranquillità e ogni volta ci stupisce con cose nuove da fare. Noleggiare una canoa è un'attività che facciamo molto spesso, ma oggi vi voglio indicare due attività che abbiamo scoperto durante il nostro ultimo viaggio al lago di Ledro. Sono due attività molto belle e interessanti anche per i bambini. Il primo è il Museo Foletto, un museo che racconta 170 anni della storia farmaceutica della famiglia Foletto e che permette di partecipare a laboratori e attività. Il secondo è il Museo delle Palafitte, un luogo dove scoprire la preistoria e come vivevano i nostri antenati.